Buongiorno, ben trovati in un altro vlog. Sto mantenendo la parola e la promessa è quella anche di mettere a posto un po' la casa, perché come vedete c'è il ferro da stiro dietro di me, ma fate finta di niente. Oggi dovremmo andare a scoprire un altro quartiere, ma ancora non sappiamo esattamente dove andiamo. So che andremo sempre verso est, probabilmente andremo a Stratford e in un altro quartiere che si chiama Leytonstone e forse Wanstead, però ancora non siamo sicuri, quindi niente, seguiteci. Siamo arrivati a Wanstead, siamo in zona 4, non sappiamo dove andare, andiamo a esplorare. Noto dell'ipsteria anche qui, perché guardate questo pesce vendolo. Cioè, questo è il macellaio, non è vero? Ma che è, una gioielleria? Abbiamo trovato il mercato. Allora, non è un mercato in realtà, sono tutti stand per delle charities, per appunto raccogliere fondi. Se siete per pranzo a Londra la domenica, quello che dovete fare è andare in un pub a mangiare il Sunday Roast. Che fai? Ti stai affettuosando. Ti stai affettuosando. Siamo a Leytonstone. Questa è una zona abbastanza periferica. Come vedete, visto che era un impero e più o meno l'architettura era uguale per tutti, non riesci a distinguere una strada super costosa da una che invece è periferica come questa. Si riesce a distinguere magari guardando le macchine che sono parcheggiate fuori. E tra l'altro questa zona, Leytonstone, come altre come Wanstead, come Walthamstow, queste zone east, si sta molto riprendendo, perché come con la gentrificazione tutte le giovani coppie si stanno spostando qua. Sapevate che Hitchcock è nata a Leytonstone? Siamo arrivati a Stratford! Allora, Stratford è dove hanno fatto le Olimpiadi. Tiratemi fuori di qui. Mamma, questo? Adesso vediamo. Abbiamo scelto. Siamo tornati a casa, abbiamo fatto un giro pazzesco alla fine, non so quanti chilometri avremmo fatto con la metro e con gli autobus. Però adesso siamo tornati, Viola fa un po' di compiti e io voglio fare una torta. Ho deciso di provare a fare una torta con le plums, con le susine, le prugne. Sono distrutta, ma siamo arrivati alla fine di questo vlog, spero che vi sia piaciuto e lasciatemi un commento qui sotto, ditemi appunto cosa vi è piaciuto, cosa no, se avete domande su Londra e iscrivetevi al mio canale, perché come avete visto uscirà un nuovo video ogni domenica, in più ci saranno delle sorprese durante la settimana. Ciao!